Ho visto questo quadro di Casini con sopra c'era Gramsci, Togliatti, Di Vittorio, no? E ho pensato fra me, ma pensa al fair play, all'autocontrollo dei comunisti di una volta. Sono rimasti sui quadri. Una roba. Non so se ci fosse stato, a volte è venuto, è solo una battuta, ma ci fosse stato invece sui quadri qualche altro padre nobile un po' più reattivo, un po' più diretto, tipo un Dossetti, per esempio. Hai visto mai che veniva giù il quadro? Guardando a uno scenario post-elettorale, voi come Liberi Uguali sareste pronti ad un'alleanza con i 5 Stelle, visto anche quello che ha detto oggi Di Maio, che ha fatto bene fondamentalmente a non fare un governo con voi allora, visto poi com'è andata? È andata che non hanno combinato niente. La gente pensa, è andata così, no? La gente pensa che dice voto 5 Stelle per ribaltare il tavolo, per accendere la miccia. No, lo mettono in frigorifero, l'ha messo 5 anni in frigorifero il voto. E andando avanti così lo mettono ancora in frigorifero. Comunque noi, primo, con la destra non ci andiamo, per una questione di igiene mentale. Secondo, la nostra vocazione è costruire una grande area progressista che però abbia dei valori di sinistra come fondamento. Terzo, parliamo con tutti, compresi i 5 Stelle ovviamente, però a partire da alcuni presupposti. Di Maio deve decidere dove volta la testa, da che parte, perché stare nel sopramondo e dire venite tutti qua non funziona, non ha funzionato e non funziona. Secondo, deve dirci il tasso di antifascismo che hanno, perché non siamo molto convinti. E poi c'è il lavoro, c'è il fisco, la sanità e si discute. Non me lo chiedono sempre, ma Casini, Lorenzin, eccetera. Ma qui non è questione delle persone, è questione della linea che ha pensato in questi anni che spellendo, fra virgolette, il vecchiume della sinistra, cioè si potesse aggregare un'area, diciamo, centrale, moderata, ma dov'è? Il centro del paese è arrabbiato. Ma ancora si rimbocca. Tirano a mano questa cosa del voto utile. Dice se voti Errani voti Lega. Ricattare l'elettore inventandosi il babau non funziona. Non hanno capito che i numeri si lasciano ammucchiare, ma le persone no. Noi non pretendiamo la luna, eh. L'altro giorno ho trovato uno sul treno 3 giorni fa che mi ha detto, giuro, non sto inventando, io la stimo, bravo, solite robe, dice, io l'ho sempre votata, ma stavolta, guardi, non, devo dire che non posso votare, e dico, cosa ho fatto? No, ma dice, ma mica lei, ma questo PD non si può votare, cioè c'è ancora gente che non sa che esistiamo. La condizione per immaginare la costruzione di un'area progressista è un radicale ripensamento, una svolta, diciamo così, di discussione di un PD che prenda atto della realtà. Può venire anche Che Guevara a Oliende e dire va bene Jobà, va bene la scuola, non c'è niente da discutere, non è possibile.